Claudio Pea. Ciao Claudio. Grande. Un abbraccio a tutti. Claudio, abbiamo un po' bevuto, quindi questa è una puntata un po' prenatalizia. Ma non lo dire a tutti. No, però, lo voglio dire, dai, ma lo devo dire a Luca. Ma se c'è qualche viva Dio. C'è bisogno di amore. C'è troppo odio intorno. Ma tu lo sai che con un bicchiere in più odio di meno la Juventus? Visto che siamo a Radio Amore, odio di meno la Juventus con un po' di spumantino. La odio di meno. Ma soprattutto io non parlerei proprio della vita, la vita. Amiamola questa vita, che bella, che bella. E non odiamoci tra di noi per tre cazzate politiche. Esatto. Facciamo una cosa, Claudio, mettiamo da parte l'odio per la Juventus, che è la base della vita, e poi possiamo non odiare. Scherzo ovviamente, Claudio. Non è vero che scherzi. Non è vero, infatti non è vero che scherzi. Ma dai. Non ti credo. Claudio, ma questa Juve sta andando fortissimo, Lo sta smentendo. Il maestro si sta svegliando. Non so cosa sia successo. So che sono rimasto sveglio tutta la notte, perché non mi succedeva da 2 anni di vedere giocare alla Juve. Così, un bel calcio. È vero. Mi ha divertito, non mi divertiva più da 2 anni, anche l'ultimo anno di Allegri non c'era da stare Allegri, diciamo. Grandissimo calcio. L'anno scorso men che meno, e quest'anno inizio di stagione è stato disastroso. Probabilmente poi paradossalmente la Juve ha lasciato fuori la miglior partita giocata senza Dybala, va bene, questo facilitato poi quando gli infortuni sono utili, no? quando gli infortuni sono utili, ne parlavamo oggi pomeriggio. Sì. Ma soprattutto il migliore della Juve in queste 11 partite, 12 quante sono, è stato sicuramente Cuadrado. Ha lasciato fuori Cuadrado, la Juve ha giocato benissimo. Incredibile. Vediamo invece cosa pensa il nostro grande amico, un grande giornalista, Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, Maurizio. Ciao, Maurizio. Maurizio, invece, Claudio era felice per la Juventus, dice che non ha dormito perché sorpreso dal maestro Andrea Pirlo. Invece credo che tu non abbia dormito per il Napoli, o no? Ma io di solito dormo. Grazie a Dio. Non soffre di insonnia. Sinceramente ho visto tutte le partite e concordo con Claudio sul fatto che la Juventus abbia fatto una buonissima partita, ma l'aveva già fatta col Torino, ed io ero stato l'unico che aveva detto dopo quella partita che si cominciava a vedere una Juventus diversa. In realtà non è poi così tanto diversa, perché Pirlo ha ripreso uno schema che faceva anche Allegri, cioè si attacca col 3-5-2 e si difende col 4-4-2. È un modo molto semplice di variare la disposizione e di avere equilibrio. E rispetto ad Allegri, cosa c'ha a Pirlo? C'ha McKennie, che è molto più dinamico e molto più aggressivo di Khedira, che era sempre infortunato. C'ha Morata, che è il giocatore ideale per CR7, perché... CR7, anche a Real Madrid ha dimostrato che aveva bisogno di una punta di quel tipo. Ti ricordi Benzema? Certo. E Morata fa lo stesso lavoro. E devo dire che anche l'osservazione che ha fatto Claudio, cioè il fatto che Cuadrado fosse stato il migliore della Juve fino a quel momento, sicuramente sì, ma la Juve ha dimostrato che Kulusevski è un giocatore in grado di ricoprire quel ruolo. Rimane, a mio modo di vedere, il rimpianto e anche la perplessità di non vedere in campo Dybala, che è stato il miglior giocatore del campionato l'anno scorso, e secondo me prima o poi Pirlo ci proverà, perché se tu pensi a una disposizione con il 3-4-3, se Dybala gioca esterno destro d'attacco, cioè attaccante di destra con CR7 a sinistra e Morata a punta centrale, è una cosa che si può fare, e secondo me potrebbe avere dei grandi risvolti, perché oggi Dybala è un giocatore diciamo non discusso, ma in una condizione abbastanza difficile, perché ha chiesto un rinnovo di contratto importante, certo. Che la Juve non gli vuole dare, e sono già 2 anni che la Juventus cerca di venderlo. Vi ricordate che è saltato il trasferimento con Manchester United, lo scambio con Lukaku, insomma, sono 2 anni che cercano di darlo via. Secondo me sto ragazzo qui ha perso un po' di autostima, anche perché sai, è un po' come se tu sei un giornalista televisivo e vedi che non ti fanno lavorare mai, no?
magari dici no, domenica mi tocca stare sul divano. Ma è un'autocitazione? No, ma che? Per me Maurizio Pistocchi dovrebbe lavorare tutti i giorni in TV, perché io lo ascolterei ore e ore. È vero. Poi non ho alcun motivo. Diciamo, tu lo sai che lo diciamo senza... Ma non ho alcun motivo per essere piacione o per piaggeriare, assolutamente no. Vabbè, quindi... l'assegno poi Tomasi. Va bene, grazie. No, ma c'è, è verità. È vero, Maurizio. Io più che altro da questi microfoni spero prima o poi di fare una cena tutti insieme, perché sarebbe davvero bellissimo. Innanzitutto brindare al Covid che se ne va, e poi stare insieme con Claudio Pea, Maurizio Pistocchi, che sono davvero giornalisti liberi. Devo dire che Maurizio, da quando si è staccato un po' da Sacchi, no, non è vero, Claudio, sai perché? Perché la settimana scorsa ne ha dato una bella bordata ad Arrighe. Ah, sì. Io non sono un grande amico, lui lo sta di Righetto, però insomma. Torniamo un attimo al Napoli invece, Claudio, è stato uno shock un po' per tutti i tifosi, no? Vedere una prestazione così abulica da parte del Napoli, deludente, dopo una buona prova offerta contro l'Inter. Guarda, sono rimasto esterrefatto, ho guardato intensamente il primo quarto d'ora, poi quando ho sentito lì Adani, non essere cattivo, dai. Quando ho sentito Adani, il problema del Napoli sono i quinti? Ho capito che i problemi del Napoli era che il primo quarto d'ora poteva prendere 4 gol, aveva sbagliato completamente l'impasto della partita, ha preso un gol bello di Immobile, ma evitabilissimo, sì. Ma comunque la squadra era passiva, e Adani ci spiega che il Napoli andava male perché andavano male i quinti. I quinti di difesa, non so. Ecco, voi avete detto che avete bevuto ieri, ma lui, cioè, non riusciva il Napoli a marcare i quinti di centrocampo, capito? Ah, ecco. Ah, i quinti di centrocampo. Quinti? Dovete spiegare. Nel teatro ci sono le quinte, quindi io so solo quinte, quello. Dentro le quinte. Andate a bere con lui. Ma già abbiamo bevuto, non ti preoccupare. Maurizio, torno da te per una sintesi sul Napoli, sul momento del Napoli e su quella che secondo te potrebbe essere, a prescindere poi dal mercato, quindi credo un discorso squisitamente tecnico-tattico, una previsione sul 2021. Dunque, ci sono due aspetti da esaminare molto velocemente. Il primo, ha ragione Fonseca quando si lamenta del fatto che gioca il giovedì in campionato e tutti gli altri giocano mercoledì. Un giorno di riposo, quando fai tante partite, vuol dire moltissimo, e tutti gli allenatori odiano sportivamente l'Europa League, proprio perché l'Europa League è un problema grosso nella gestione del tecnico. Se tu pensi che, non so, la settimana scorsa, un po' di tempo fa, la Roma è tornata dalla partita del giovedì alle 4:30 del mattino del venerdì, sono andati a casa, si sono addormentati, sono arrivati nel pomeriggio del venerdì inoltrato a fare un defatigante. Il sabato hanno fatto la rifinitura tattica della partita e sono partiti per giocare la domenica. Cioè, questo vuol dire che tu non ti alleni il mercoledì perché parti per la trasferta per la partita del giovedì. È vero. Giochi il giovedì, non ti alleni il venerdì, il sabato fai solo la rifinitura e la domenica di nuovo giochi. Vuol dire che fai due partite praticamente senza allenarti. Questo si è visto in Napoli. Napoli, dal punto di vista fisico, era sfiatato, come era sfiatata la Roma nel secondo tempo con l'Atalanta. Poi c'è un discorso di gioco, e qui mi dispiace, ma devo tirare in mezzo Rino, che è un bravo ragazzo, assolutamente. Però la gestione della rosa, che secondo me è la più qualitativa del campionato dopo quella della Juve, non è stata adeguata. Non è stata adeguata la gestione della rosa, non è stata adeguata la disposizione. Vai a giocare contro una squadra che ti ha sempre messo in difficoltà con delle giocate, perché la Lazio contro il Napoli di Sarri prendeva delle imbarcate, stava a 90 minuti nella sua metà campo senza uscire, poi magari faceva un contropiede e vinceva la partita. Però non ti puoi far dominare così, cioè ci vogliono dei giocatori freschi, ma soprattutto ci vuole anche un'impostazione tecnica e tattica diversa. Io credo che non sarà facilissimo il rinnovo di contratto per Gattuso. Infatti anche io sono convinto di questo. Sono d'accordo. E c'è un uccellino che continua a spifferarmi nell'orecchio,
e a dirmi: Maurizio Sarri, Maurizio Sarri. No! Il ritorno, il grande ritorno del benzinaio, come lo chiama Claudio Pea. Non tornerà mai, secondo me. No, e come li prende 7 milioni e mezzo a Napoli, mai. Maurizio? De Laurentiis. Intanto gliel'ha già dati la Juve. Questa è bella, questa è bella. Questo semplice, secondo me. Perfetta l'analisi, però mi dispiace che si sia ricordato che uno, il Napoli con l'Inter non meritava di perdere sicuramente. Concordo. Sì, verissimo. Due, forse mancava un giocatore importantissimo, Insigne. Certo. Quando il tuo Insigne. Quando c'è il mio Insigne. E qualcuno dice che si gioca meglio senza. Sì, l'ho visto, abbiamo visto ieri. E poi Demme a centrocampo. E poi su Gattuso anch'io ti metto un po' il punto di domanda. Cioè, a calcio non si gioca mica solo con la grinta, ci vuole anche uno schema, ci vuole Bravo. Così. Certo, quando ha affrontato quella partita che ha vinto in casa 4-0 con l'Atalanta e con la Roma. L'Atalanta e con la Roma, con un inizio così di partita, ci voleva la rabbia, ma quando sei un po' sulle gambe, come giustamente ci vuole il palleggio, Maurizio, ci vuole anche tenere la palla, verticalizzare ogni tanto, abbassare il ritmo, certo. giocare un calcio diverso. Sentiamo Maurizio. Pensiamo alla rosa che avevi in Napoli nella partita. È buona, è la rosa. Guarda la gente che era in panchina. C'era in panchina dei super giocatori, c'era Manolas, c'era lo Sbotka, c'erano tanti giocatori. Cioè, secondo me ha sbagliato proprio la gestione, la valutazione. Ma gli capitava anche a Milan. È vero, anche questo è vero. Purtroppo poi poverino non sta neanche bene, cioè, è vero. All'occhio, che è una roba. Io ho letto la dichiarazione, adesso non ricordo di chi, ma il contenuto è importante. Come diceva Massimo Troisi, la poesia non è di chi la scrive, ma di chi la utilizza. Che la riflessione più bella è che probabilmente, al di là di tutti i discorsi che possiamo fare tecnico-tattici, forse la squadra ha vissuto anche male il problema che sta vivendo Gattuso. Questo, secondo me, come discorso empatico, ci può stare, dal mio punto di vista. Sì, ci può stare. Perché Rino ha stretto un bel rapporto con i giocatori, perché siccome è una bravissima persona, anche dal punto di vista proprio umano, i giocatori vogliono bene, probabilmente sai, quando vedi una persona che è in difficoltà sul piano fisico, un po' sicuramente sono rimasti scossi, però ci stai male, più orientato al fatto di pensare che la squadra vi ha pagato le fatiche della Coppa e che sia arrivata, cioè il campionato... Non della Coppa, del campionato, il campionato avrebbe assorbito la fatica con difficoltà. È una squadra che mi ha dato l'impressione di essere stanca. È vero. Maurizio, ti auguriamo, adesso è oggi il 21 di dicembre, ci mancano ancora 3-4 giorni, però da parte nostra, perché poi ci risentiremo, speriamo, nelle prossime settimane, sempre che Maurizio Pistocchi ci onori della sua disponibilità, nelle prossime settimane del 2021, a breve arriverà qualcosa di godereccio e poi ti chiederemo un parere. Claudio Pea... No, questo non si dice in diretta, non si dice. Non lo so, è fresca, dico che è fresca. È fresca, sì, è fresca. Grazie Maurizio Pistocchi, un abbraccio a te, buone grazie feste. Maurizio, auguri. Grazie a Maurizio Pistocchi, grazie a Claudio Pea per essere con noi, Claudio, sempre, grazie. Perché sei sempre il numero uno per me. Che è caduto? Buone feste. Pronostici di Claudio? Di che tipo? Napoli-Torino, per esempio. E ci facciamo una bolletta, Claudio, ormai le hai prese tutte. Facciamo un buon Natale. Se non vinci neanche col Torino. Però Claudio, il Torino dice che è sulla buona strada. Per andare in non so dove, però è sulla buona strada. Loro sono sempre sulla buona strada. Ne stanno facendo poca, hanno fatto impare 7 punti. Mi dispiace per Giampaolo che non è in bronca uno. In classifico, 6 punti in 13 partite. Claudione, un pronostico più ampio. Io se vuoi che ti dica, io credo che alla fine vincerà ancora la Juve. Ma dai, ciao, tanti auguri Claudio. I tirapietre.